Superare l'approccio emergenziale, gestire il verde pubblico attraverso l'intervento programmato delle amministrazioni locali, è quanto auspica, tra l'altro, Italia Nostra, che stamani a Pescara è intervenuta sul tema del verde urbano. Giovanni Damiani, quando si parla di verde pubblico, di alberi in città, si deve anche pensare ai benefici che si riflettono sulla salute di ognuno di noi. I benefici sono enormi e questo convegno è stato fatto proprio per illustrarli. La situazione è questa: è stato fatto il primo studio mondiale sulle città che hanno dimostrato da una parte che un cittadino di questo pianeta su quattro vive oramai in ambiente urbano e nel 2030-2050 in questa fascia diventerà 1 a 1, praticamente la metà della popolazione mondiale sarà urbana. Secondo, per combattere i mutamenti climatici, le ondate di calore, l'inquinamento atmosferico da traffico, i più grandi assorbitori e amici dell'uomo sono gli alberi. E quindi non si tratta solo di piantare alberi, ma anche di piantarli in città per tutti i benefici della salute. La decisione di promuovere un apposito convegno, ha sottolineato Massimo Paladini di Italia Nostra Abruzzo, nasce dall'esigenza di confrontarsi con tutte le parti interessate al fine di valutare nuove opportunità legislative per la pianificazione e la regolamentazione del verde urbano. Una visione sistemica che superi appunto l'emergenza che caratterizza non solo la nostra città ma molte amministrazioni locali, le quali vedono gli alberi, il verde come un intralcio, mentre invece gli alberi e il sistema del verde sono una vera infrastruttura urbana, è come la rete delle strade, i risvolti di tipo anche economico, sanitario, per la qualità della vita del sistema del verde sono ormai anche misurabili in termini di investimento. Noi invece vediamo che non c'è uno sguardo progettuale sulla questione del verde.